Una lesbica cerca il cuore e il cervello di una donna. In barba a qualsivoglia pensiero che eventualmente possa balenarsi nella mente della maggior parte delle persone, in questo video di oggi voglio esprimere la mia opinione a proposito del mondo lesbo. E vi posso garantire, dal mio punto di vista, che una lesbica, quindi una ragazza, una donna che fa parte di questo orientamento sessuale, non è che pensa subito di primo impatto al sesso come un uomo etero in genere può pensare. Ma per una donna lesbica il cuore, il sentimento, il cervello e la bellezza in qualche maniera hanno la precedenza. Con questo non voglio dire in questo video di oggi che tutte quante guardano il cuore, il cervello, l'animo di una ragazza o di una donna, ma la stragrande maggioranza delle ragazze e donne lesbiche, quindi che fanno parte di questo orientamento sessuale, effettivamente, secondo me, vanno a guardare caratteristiche come il cuore, il cervello, l'animo e soprattutto la sensibilità di quella determinata ragazza o donna. Questo significa quindi che cosa? Significa che una ragazza lesbica o donna lesbica in qualche modo non pensa subito al sesso. Sì, ci penserà, probabilmente ci penserà, ma non subito e soprattutto dopo aver conosciuto la relativa ragazza o compagna, che dir si voglia. Questo quindi sta a significare che cosa? Che rispetto a un uomo etero, una donna lesbica o ragazza lesbica in qualche modo è molto diversa. Non è diversissima, però è dal punto di vista mentale nettamente diversa. Essere diversa rispetto ad un uomo etero non è una cosa brutta, non è una cosa di cui non andare fieri o fiera. È qualcosa di cui bisogna comunque, tra virgolette, giovarne, perché alla fine significa che quella determinata persona ha nel suo cuore il pensiero ricorrente e idealizza quella fanciulla, quella ragazza, non per forza di cose dal punto di vista solo ed esclusivamente sessuale, ma dal punto di vista etico, chiamiamolo anche dal punto di vista del cuore, del cervello e dell'animo. La bellezza anche in qualche modo viene vista, viene notata, ma non è tutto. E soprattutto il sesso non è tutto per una lesbica. Ci sono anche lesbiche che in qualche maniera, in qualche modo cercano il sesso, perché sarebbe innegabile. Però rispetto, ripeto, ad un uomo etero, una lesbica guarda al sesso dopo. Ci guarderà sicuramente, perché altrimenti non sarebbe un essere umano, perché tutti gli esseri umani prima o poi, poi o prima, vanno a guardare all'ambito sessuale intimo. Ma è bene anche sapere, è bene anche rendersi conto che una lesbica ci penserà molto di meno. Beh, questo chiaramente che ho voluto narrare è il mio pensiero, questo chiaramente che ho voluto trasmettere è la mia viva opinione. Un'opinione che probabilmente verrà vista con occhi critici, un'opinione che probabilmente non verrà vista di buon occhio, un'opinione che probabilmente non verrà accettata dai più, ma che io mi sento di dover condividere, di dover offrire e di dovere quindi diffondere a chi ha la voglia, a chi ha l'interesse e a chi ha la eventuale, chiamiamola, volontà proprio espressa e non occulta di sapere, di venire a conoscenza di certi argomenti, di certe cose e di certe tematiche, che sono tematiche che effettivamente possono essere viste, notate, comprovate e confutate attraverso l'ambito pratico, concreto e non astratto di quello che effettivamente accade giorno dopo giorno, giornata dopo giornata, evento dopo evento, umano dopo umano. Ecco, questo, ripeto, è il mio parere, questa, ripeto, è la mia opinione. Con questo video di oggi non sto assolutamente, lo voglio specificare come sempre faccio, condannando le lesbiche, per me le donne, le ragazze che appartengono a questo orientamento sono persone straordinarie, meravigliose, uniche, fantastiche, uniche, ripeto, straordinariamente sublimi. Però dico che secondo me probabilmente una lesbica,
possiamo considerarla molto diversa rispetto a un uomo etero, perché l'uomo etero probabilmente vedrà subito il sesso, cercherà subito il sesso. Una donna o lesbica o ragazza lesbica, che dir si voglia, invece ci guarderà, ma ci guarderà non da subito, ma dopo un bel po' di tempo, o per meglio dire dopo un po' di tempo. Beh, vi ringrazio infinitamente per la visione di questo video, vi ringrazio altresì per l'ascolto, datemi la vostra opinione, mi raccomando, ci tengo ad averla, iscrivetevi e al prossimo video da Leandro Osmelli di Roma.